Final Cut. Ciao a tutti appassionati di anime e manga, sono Alex. Come sempre invito a seguirmi qui su YouTube, su Instagram, su Twitch e anche nel mio gruppo Telegram. Tutti i link come sempre li trovate qui sotto in descrizione. Oggi farò la recensione di Clamp X, edito da Planet Manga, prezzo 4 euro perché è un manga abbastanza datato questo. È interrotto, la serie è stata interrotta con 18 volumi perché è successo uno scandalo in Giappone, cioè... è un manga scritto nel 92 e a un certo punto c'è stato un omicidio, un assassino, un killer di Sakikabara, che è un ragazzo di 14 anni che ha dato molto scandalo e scalpore in Giappone in quegli anni, e in casa sua è stata trovata tutta la serie, per appunto, delle Clamp X, e quindi si è pensato che questo abbia causato i suoi atti efferati, perché è un manga abbastanza violento e quindi ha fatto molta critica in Giappone, tra l'altro parlando comunque questo, vedendo terremoti, morte, distruzioni in questo manga, e in quel periodo ci sono stati molti terremoti in Giappone che hanno creato abbastanza distruzioni molto simili a quelli che si vedono in questo manga. Molti fan hanno mandato delle lettere di reclamo perché erano molto scossi da questa cosa, e quindi si è deciso di fermare, per appunto, la serializzazione di questo manga. Ricordo che è pubblicato su una rivista shoujo, Sakura si chiama questa rivista, quindi è un manga shoujo, però il gruppo di scrittrici delle Clamp è stato il primo, diciamo, fumetto che unisce sia shoujo che shonen, cioè battaglie, morte, distruzioni tipiche di, può esserci uno shonen, ma anche con tratti che enfatizzano la bellezza, disegni che enfatizzano la bellezza, molti incentrati anche in particolar modo sui sentimenti, l'evoluzione di tali sentimenti, esattamente come uno shoujo, però è catalogato come shoujo appunto perché è su una rivista shoujo e quindi è catalogato come shoujo. Però è un manga molto molto importante, molto bello, molto carino. Si incentra tutto sulla vicenda di Kamui e Fuma e la sorellina di Fuma, Kotori. Kamui, loro tre erano amici fin da ragazzi. A un certo punto Kamui, dopo la morte in modo molto misterioso e tragico, davvero esplosi in mille pezzi, praticamente la mamma di Fuma e di Kotori se ne va con sua mamma Kamui e torna dopo 6 anni, questo dall'inizio di tutta la storia, dall'inizio dall'ultima guerra, come diciamo, per la salvezza o la distruzione del pianeta. E quindi Kamui è disegnato proprio appunto come o il salvatore o il distruttore del pianeta, che reca i 6 poteri per decidere la sorte del pianeta, ma non è solo in questo che può decidere sorte, perché ci sono i 7 draghi della terra chiamati 7 angeli anche, e i 7 draghi del cielo chiamati 7 sigilli, e lui va a fare una scelta se patteggiare per l'uno o per l'altro, in quali 7 angeli, i 7 draghi della terra vogliono distruzione del pianeta Terra, vogliono distruzione più che altro di 7 barriere costruite a Tokyo, perché distruggendo queste barriere a Tokyo distruggi il Giappone stesso, distruggi tutte le barriere della Terra e la distruzione degli umani e di tutto ciò che hanno creato per permettere al pianeta Terra di ricominciare una nuova vita. Qui infatti troviamo tematiche molto attuali, come il surriscaldamento globale, come l'uomo sta distruggendo il pianeta Terra e coi suoi interventi lo stia avvelenando e portando alla morte. Mentre i 7 draghi del cielo vogliono proteggere per appunto le persone, loro che hanno creato e innalzato queste barriere e sono gli unici in grado di creare queste barriere molto potenti, e quindi si contrappongono per appunto a loro. Chi ha ragione, chi ha torto, chi nel bene e chi nel male, questo lo deve decidere il lettore insieme a Kamui e tutti gli altri protagonisti, a Fuma, a Kotori. Però un manga molto violento, ci sono davvero molti simbolismi sia religiosi che mitologici, davvero molti, e davvero, ripeto, è davvero abbastanza violento come manga, ed è strano per uno shoujo. Infatti riesce a unire bene le 6 caratteristiche shoujo e shonen, quindi, e accorparle in un unico manga. Poi c'è anche la tematica del destino, come sia ineluttabile
se può essere davvero cambiato il destino o se è scritto da qualcuno e qualsiasi cosa facciamo non può essere cambiato. Poi ci sono anche tematiche sulla clonazione umana e quindi ci sono davvero abbastanza tematiche anche abbastanza forti, soprattutto quello che preme di più secondo me, che è molto attuale, è l'inquinamento del pianeta Terra, come l'uomo in realtà sia un cancro per il pianeta e se è giusto non uccidere gli umani, ma non è neanche giusto uccidere il pianeta Terra, che il pianeta Terra deve essere considerato esattamente come un umano e non visto solo come un oggetto inanimato, un po' anche come tematiche, un po' anche in Kiseijun ho visto queste tematiche, un po' devo dire che invito ad andare a recuperare anche Kiseiju. Però purtroppo è un manga incompiuto, la battaglia finale non si vedrà, doveva essere concluso in 20 volumi, invece sono solo 18, la battaglia finale purtroppo non si concluderà mai, non si vedrà mai la luce, quindi è davvero un peccato, perché comunque mi è piaciuto parecchio, l'ho letto davvero molto volentieri, è un po' diviso in due parti, cioè i primi 10 volumi sono molto a introduzione alla storia, a introduzione ai personaggi, gli altri restanti, che ormai sono solo 8, la storia in sé per sé, effettivamente. Però è molto uno scontro anche filosofico tra due diverse linee di scuole di pensiero. Chi dice uccidiamo tutti gli umani, distruggiamo tutti gli umani per salvare il pianeta Terra, le piante, gli animali che non hanno colpe, o invece salvare gli umani, che è sempre sbagliato uccidere qualcuno perché qualcuno piangerà questa morte. E sono due scontri abbastanza importanti che l'autore, che gli autrici vogliono porre al lettore, l'autore, il lettore può scegliere di patteggiare un po' per l'uno un po' per l'altro, non c'è una scelta davvero giusta. Infatti fino comunque dove si legge c'è sempre un dubbio si, chi sia nel torto, chi sia nella ragione, molti scontri anche a livello psicologico, molti disegni anche pazzeschi, davvero è un ottimo manga, devo dire, molto buono, mi è piaciuto davvero tanto, peccato che, ripeto, non finirà mai. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se lo conoscevate, cosa ne pensate, se avete modo, avuto modo di leggerlo, se volete recuperarlo, ovviamente iscrivetevi anche su Instagram e sul gruppo Telegram. Noi ci vediamo ai prossimi video.